Peggy 3. Crowd screaming. Ok, salve ragazzi, sono ancora qui, guardo manco un story di Minecraft in FTB. Sono stato interno ai farmi della gravel perché tentavo di farmi, di prepararmi per fare il pulverizer. Comunque il nuovo ragazzo arriverà perché adesso gli funziona maci. E dai, dammi della flint. Dai, prima me l'hai data. Prima me l'hai data, eccola. Bella. Così iniziamo. Mi sono già preparato a fare tutto. Ho fatto la... sì, oggi è stato. Ok, pulverizer. Il pulverizer praticamente funziona sempre come... come... funziona praticamente come ve l'ho già detto. Dove cavolo l'ho messo, mo? Mi è sparito il pulverizer. A parte i scherzi, mi è sparito il pulverizer. Mi è sparito il pulverizer. Mi è sparito il pulverizer. No. Si scherzi, server, no. Si scherzi, server, no. Ah, l'ho messo qua. Bella. Che data. Ok, praticamente il pulverizer funziona come il maceratore, come ogni volta, soltanto che ha due punti di uscita. Questo qua sono gli scarti che tipo poche volte ti escono fuori, e qui ti escono ai due slot in cui ti posso, quindi si possono accumulare un po' di più del normale, tipo due stack. Questo qua è l'energia che ti fa, adesso non c'è nessuna energia. Poi questo qua si può attivare con la redstone control, che resta low height, lasciamo stare che non me ne intendo sta roba qui. Questo qua serve da dove deve uscire. Praticamente qui il rosso esce da destra, dove noi vogliamo. Il blu entra sopra, voglio che entri da sopra. Questo qua non voglio che non sia un bel kaiser. E qui entri da sopra. E il giallo esci da dietro. Sì, questo qua da sotto, questo qua da dietro. Aspettatemi. Ok, perfetto, l'ho messo giusto. Con quello di pietra, così non spicchiamo il ferro. Perfetto, esce nel copper, qui se ne. Ok, il pulverizer, aspetta, vai, il pulverizer, un secondo che mi devo andare, aspetta, me lo faccio di sotto, da quella con finita, la sposto, ovviamente qua, me lo faccio di vicino perché non si sa mai se si cioppa qualche macchinario. Poi faccio qua. Bene, bravo Cobble. Ok. Per qua. Così, perfetto, l'acqua è finita. Non so se ce n'è già. Ce n'è poca. Chissà perché ce n'è poca. Forse l'avrà usato Riccardo ora. Ugo.
Allora, tutto franco. Porca che lag. Ok, l'engine funziona con energia di redstone, cioè ho una leva che adesso la faccio per sicurezza. Una leva, una legna, mica legna, di mica legna, no, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, sì, non ce l'ho. Ok, vado a prendere. O con la leva funziona redstone. Adesso prendo poi le palle, il driver, uno qua, bella, così così, questo con la leva. Ok, funge a leva, quindi adesso scendiamo e l'attiviamo. Adesso ci vuole un po' che si attivi, si sta bruciando praticamente. Più si alza i gradi, visto che si alzano, più vapore crea, perché visto che c'è l'acqua, vapore, acqua calda, acqua fa evaporare l'acqua e crea vapore. Più vapore c'è, meglio è. Se tipo noi adesso sta iniziando a andare a produrre vapore, sto producendo energia pochissima, ma sempre energia. Se noi abbiamo il macchinario ipercaldo, cioè 500 gradi, 500 gradi, e l'acqua è finita, siamo nei cavoli amari. Cioè tutto così. Cioè, se quindi non dobbiamo prendere il secchio e metterlo. Non dobbiamo far così, ma tipo dobbiamo aspettare che il calore cali. E dopo, quando è a 0, oppure a 20, che è il minimo, ci mettiamo l'acqua. Prima no, sennò dopo si fa svappa tutto. Vi dico a cosa serva, a sai cosa serva, a cosa serva, sì, a proprio cosa serva. Non so, un po' di legna DH, je prends les onion axes, je mets veux les ragnons, je prends nos spavante, je prends le legno et je prends le legno et je me retourne au, comment se chiama, à casa. Perfetto, c'è una cesta. Perfetto. Prendiamo un po' di materiali intanto, che la carta l'ho un po' scavato. Ho fatto la stanza, quindi ho preso un po' di materiali. Ma se li posso pulverizzare, nessun altro. Come vi ho già detto, funziona come. Qui si sta sempre più accumulando. Funziona come un maceratore, cioè, che ci dà, guarda che lagga, voilà, il pulverizer ion, che praticamente sì, pulverizer ion, che se lo mettiamo nella power furnace, pure in una fornace normale, ci dà due lingotti di ferro. Uno per ogni pulverizer. E ogni tanto ci dropperà anche. Aspetti che metto la cesta. Visto che adesso, aspetta che adesso sta andando. Puff. Dove cavolo è finito? No, no, aspetta, 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 ragazzi, ragazzi. Dove Kaiser è? Eccolo qua, dov'è?
nel cesto dove abbiamo messo il punto rosso in cui deve uscire. In cui deve uscire il punto rosso, che deve uscire da questa parte, quindi a posto. Entriamo su. Ci facciamo anche una powered furnace. Prima di cuocere il copper. Powered furnace, come si fa? Powered furnace. Brick. Caesarola brick. Aspettate che mi lagga. Ok. Powered furnace. Copper. Intanto mi preparo per tutto, questo qua come sempre. Perfetto. Mi serve uno di glass, se mi ricordo bene. Sì, ce l'ho qui, questo qua. Perfetto. No. Non mi serve uno di glass. Che giorno? No, è bella notte. Uno di glass. Cos'è questo? Power tool. Fighting. Dai, che mi sta roba qui. Power d'armo. Però power, che figaggine è questa? Che serve questa roba qui? Vedremo in futuro, prossimo, quando avremo tutte le ceste piene di U-Meter. Vedremo che cavolo serviranno. Mi serve della... giusto, posso fare la sabbia. Grazie, Minestone. Quindi non mi serve ora. Per un cavolo. Assurdo. Dette nona, in cariola. Poverina la nonetta. Metto... Guarda. Metto Toros con Toros. Il mio stomaco se mai perderla. Porca. Aspettate che mi lagga. No, ho sbagliato. Aspettate, vediamo se può essere per questo. Porca, come faccio a morire di mare? Beh, grazie per la sabbia, ma non mi serviva, quindi metto a terra. Qui già fatto, perfetto. Quindi. Così. Mi serve la glue della seed. Porca. I piccoli scatti di lag. Mi serve un altro ingotto di gold. Non ho visto della gente fare dei macchinari con tutto qui libero. Mai visto della gente così. Però quindi bene, ho anche spazio qui, quindi cavolo vuoi. Quindi questo, poi ferro. Con lo terrorista, ok, no, mi serve un secondo arrivo tra poco.